possibilità di spendere soldi appunto sul territorio, soprattutto sul territorio sociale. C'è questa discussione con l'Europa, e insomma, a che punto siamo? C'è la possibilità appunto di avere. Guarda, intanto positivo l'incontro, avevo posto due questioni, una un incontro a brevissimo sul tema, per chiudere definitivamente il tema del riparto dei fondi di coesione e sviluppo, perché hanno attinenza ad esempio con il tema degli investimenti nei territori, quell'altro di trovarci al più presto, visto che si dovrà discutere il DEF, per immaginare già come potrà essere la manovra del prossimo anno. Noi abbiamo contribuito in questi anni, credo molto più di altri, al risanamento dei conti pubblici, agli obiettivi di finanza pubblica, abbiamo contribuito a riportare il segno più nella crescita del PIL, ma si può fare ancora di più e noi non vogliamo toglierci dalle nostre responsabilità. Io sono presidente da oltre un anno, abbiamo sempre portato tutto all'unanimità, intese e persino sulla quasi totalità dei pareri, quindi la nostra parte ce la facciamo, vogliamo col governo, abbiamo qualche idea di discutere anche come il prossimo anno, a fronte di tagli imprevisti, possiamo immaginare maggiore flessibilità appunto sul tema di investimenti, perché se riparte più forte la crescita, se aumenta il PIL, è evidente che questo ha un contributo complessivo in generale anche sulla finanza pubblica. Dall'altro stiamo lavorando per definitivamente chiudere nei prossimi giorni quel tema che era venuto all'attenzione dell'opinione pubblica relativamente al ripristino dei 50 milioni in più in aumento del fondo per la non autosufficienza, che se ne faranno carico le regioni, e il governo si dovrà far carico dei circa 200 milioni di euro in più che rimetteranno a 300 milioni circa il fondo per le politiche sociali. Anche su questo siamo sulla strada, sulla buona strada, dopo l'incontro anche della scorsa settimana con il ministro Poletti abbiamo ribadito al Presidente del Consiglio che c'è la disponibilità delle regioni a fare la propria parte a fronte della parte del governo. Grazie a voi, grazie. Inizio al giorno.